Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto al nostro consueto appuntamento con le review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è Henrikh Mkhitaryan, esterno destro armeno in forza al Borussia Dortmund. Riceve questa carta TOTS in seguito a una stagione a dir poco spettacolare. Statistica alla mano aggiornata al 13 maggio, abbiamo 23 gol e la bellezza di 32 assist in 51 partite ufficiali. Qualcosa di veramente allucinante. Un fenomeno e se ne parla anche poco, se devo essere proprio sincero. Ma andiamo ad analizzare la sua carta e soprattutto come rende in game, che alla fine è quello che ci interessa. Iniziamo subito dalla velocità, un 92 sulla carta che diventa 94 accelerazione e 89 velocità scatto. In game si comporta esattamente come dovrebbe. Scatto assurdo, brucia tutti, perde qualcosina sulla corsa, però è molto 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 difficile da recuperare. Per quanto riguarda il dribbling, non so neanche da dove iniziare a tessere le sue lodi, perché è qualcosa di veramente fenomenale. Troviamo un 94 sulla carta che diventa un 98 agilità che si commenta da solo. 88 equilibrio, 90 riflessi, 94 controllo palla e 95 dribbling. Praticamente togliergli palla è impossibile. Soprattutto viste le 4 stelle skill che, boh, unite a queste statistiche lo rendono infermabile. Per quanto riguarda il tiro, anche qui troviamo dei valori che sono assolutamente belli da vedere e soprattutto da usare in game. Abbiamo un 85 sulla carta che diventa 90, un 96 posizionamento. Un discretissimo 75 finalizzazione che purtroppo nella maggior parte dei casi si sente, 99 forza tiro, ripeto 99 più di Hulk Tiff, parliamoci chiaro, 86 tiri dalla distanza, 99 tiri al volo che se vi capita il tiro al volo è dentro al 100% e 85 per quanto riguarda i calci di rigore. Piccola parentesi sul tiro, vista la forza oscena e la finalizzazione abbastanza bassa, consiglio sempre di tirare forte, forte, con almeno 2 tacchi e mezzo, anche se si è praticamente in area piccola. Almeno si diminuisce il rischio di prendere pali, traversi o di sclerare male. Parlando comunque di un esterno offensivo, le statistiche difensive al solito l'esalto. Anche se c'è da far notare un 76 intercettazione che non è assolutamente niente male, e un 62 totale sulla carta, che lo rendono molto duttile, volendo anche in un 4-2-3-1 ad esempio, l'esterno può farlo tranquillamente, visto anche il work rate alto alto. Per quanto riguarda il passaggio, abbiamo invece un 92 sulla carta che diventa 99 visione. Ecco qui un altro valore con 99 che, boh, mi stupisco per quanti ce ne siano, ma è bello vederli. Un 84 cross che a mio parere è qualcosina in più. 77 precisione punizione, ci sta, non è uno specialista. 92 passaggio corto, 90 passaggio lungo. E poi troviamo un altro 99 per quanto riguarda l'effetto. Ci sono più 99 qui che in un ospizio di quelli proprio per anziani, molto anziani, ecco. È una battuta un po' brutta, però dovevo farla, ecco. Per concludere l'analisi delle statistiche andiamo al fisico. Un 82 sulla carta che diventa un 84 elevazione, che non è assolutamente niente male. 94 stamina, ma a mio avviso gli avrei dato qualcosina in più perché nella realtà corre dal primo all'ultimo minuto senza sudare quasi. Un 99 anche qui non ci sarebbe stato male, diciamolo. 76 forza fisica e 78 aggressività. Io in questo giocatore, sinceramente, a parte la finalizzazione, non sono riuscito a trovare nessun contro. È un giocatore completissimo. Viste anche le 5 stelle piede debole, destro-sinistro, è la stessa identica cosa. Non si nota che è mancino, ma proprio per nulla. Boh, non so cos'altro dire se non di provarlo, anche perché non ha un costo troppo eccessivo. Come al solito vi do qualche piccolo consiglio per utilizzarlo al meglio. Il primo è sicuramente quello di non usarlo come ATD. Con quel work rate, ovvero alto alto, si inserirà sì, ma non è un giocatore adatto a quel ruolo, ecco. Sicuramente lui va messo alla destra, o se proprio volete non giocate tanto con le ali, come esterno va bene comunque. Come stile intesa, conta poco, giusto? Però è sempre meglio metterne uno corretto. Io metto sempre e solo motore su questo tipo di giocatori perché aumentare velocità, passaggi e dribbling fa sempre comodo per un'ala. Per finire andiamo a riepilogare i pro e contro. Pro e contro un po' diversi dal solito perché a livello di contro ce n'è solo uno ed è quello che ho detto prima, ovvero la finalizzazione. Per quanto riguarda i pro avrei dovuto scriverne troppi, quindi semplicemente vi dico che il giocatore in sé è tutto un pro.
È assolutamente da provare, infatti come voto finale gli ho dato 10 perché mi sono divertito troppo ad usarla ed è sicuramente uno dei più forti giocatori che io abbia mai usato su questo FIFA, se non il più forte. Con questo il video termina, vi ricordo di passare dai nostri social, se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate. Alla prossima!